della provincia di Pesaro. In questo momento non risultano danni particolarmente importanti a cose o a persone, però ecco, c'è una ricognizione in corso, preferiamo dare i dati quando la ricognizione è terminata. Tra l'altro mi diceva il prefetto Lega che il sisma si è sentito fino a Venezia, a Roma, quindi è chiaramente un sisma che ha colpito tutto il centro Italia, è stato sentito in maniera distinta in tutto il centro Italia. E risultano nell'immediatezza della scossa più importante oltre 1000 chiamate al 112. Io sono di Fano, quindi come si dice in prima persona l'ho proprio vissuta, però non dall'interno di casa ma da fuori casa. Io ero nel giardino in quel momento ed è stata una cosa molto impressionante vedere gli alberi tremare. Cioè io ho notato, non ho notato, proprio ho visto gli alberi tremare, quindi da lì ho dedotto che fosse un qualcosa di molto forte, tant'è che quando ho visto scendere di corsa mia moglie da dentro casa, uscire in pigiama, io gli ho detto la prima cosa: speriamo che l'epicentro sia vicino, perché se l'epicentro è vicino, questo è il massimo che è successo. Se l'epicentro è lontano, questa è una cosa disastrosa, perché è stato davvero molto 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 forte. Le prime verifiche che ha fatto l'assessore alla protezione civile? Immediatamente la prima telefonata al dirigente della protezione civile, la seconda alla sala operativa, poi nello stesso momento era Acquaroli che chiamava me, il presidente Acquaroli. E da lì sembrava, dalle prime ipotesi, che l'epicentro fosse di fronte a Falconara, tant'è che il presidente ha chiamato il sindaco di Falconara. Poi invece si è cominciato a dire no, forse Senigallia, eccetera, poi è arrivato che fosse Fano. Io non ho fatto altro che mettermi le cose che ho addosso per andare a partire, e mentre venivo alla sala operativa ho sentito il prefetto di Pesaro, ho sentito il sindaco di Fano, il sindaco di Pesaro, che oltretutto erano a Bruxelles, ma anche loro erano già informati di questa situazione, e ho chiesto subito alla sala operativa e al dirigente di protezione civile di fare subito un invito a tutti i sindaci delle province di Ancona e di Pesaro Urbino per evitare di aprire le scuole. Io poi ho sentito anche i tre presidenti di provincia del sud delle Marche, meno toccate, diciamo, da questa cosa, nel senso più lontane, e anche a loro comunque ho invitato a far sì che se i comuni avevano qualche remora potevano tranquillamente tenere le scuole chiuse. Credo che alcuni comuni, o molti forse di comuni, forse anche del maceratese, abbiano tenuto e stiano tenendo le scuole chiuse. Però è chiaro che ogni scuola e ogni edificio pubblico che dovrà poi essere riaperto pubblico sarà ed è verificato sia nella provincia di Pesaro Urbino sia nella provincia di Ancona, ma probabilmente anche nelle altre province sta avvenendo qualcosa di simile anche nelle province più lontane. Credo che anche ad Ascoli Piceno stiano facendo in alcuni casi dei controlli, questo mi ha detto prima il presidente della provincia.